Allora, no, non è questo quello che volevo. È questo. Allora, intanto vi dico a che punto siamo del programma. Tanto per... spero mi sentiate. OBS minimizzato. Via. Ok, mi sentite? Allora, noi siamo arrivati a questo punto del programma, ok? La cosa bella è che siamo... Intanto, buongiorno a tutti, cari. Siamo arrivati a questo punto del programma. Non ci manca molta roba, come vedete. D'altra parte, insomma, siamo perfettamente in sync con la tabella di marcia. Nel frattempo io e Irving, in particolare il buon Irving, che probabilmente adesso batterà un colpo, stiamo preparandovi degli sheet per i progetti in maniera tale che abbiate chiare le cose. Penso che dopo questa lezione faremo una lunga conversazione in maniera tale che voi abbiate un'idea di quello che vi chiedo. Vi ricordo di... anzi, metto me così, Giorgio on top. Vi ricordo che lo scopo del progetto sostanzialmente è per voi, cioè in questa fase di coronavirus uno cercherà di valutare quello che fate perché mi viene richiesto diciamo da un punto di vista istituzionale, però c'è bisogno di fiducia reciproca e quindi diciamo i progetti spero che li viviate come un'opportunità per fare qualcosa da zero. E per acquisire degli skill che poi sicuramente troverete utili nel momento in cui o entrerete sul mercato del lavoro oppure continuerete, diciamo, con un master, con la ricerca o con tutte le grandi opportunità che vi si aprono perché diciamo, è difficile. Da ingegnere io ho la certezza che voi avrete una brillante vita lavorativa, ovvero il lavoro non sarà mai uno dei vostri problemi. Comunque, e da ingegnere vuol dire che questa è una stima conservativa. Detto questo, oggi parliamo della... Au, Irvin, di là c'ho la chat, di qua c'ho le slide. Adesso vediamo di intervenire con la seconda parte, con un altro pezzo significativo di corso. A complemento di quello che... aspetta, ora metto le slide on top. Slides on top. A complemento di quello di cui vi parlavo prima, stai qua. A complemento di quello di cui vi parlavo prima, dei commenti che ho ricevuto la volta scorsa, di cui comunque ho fatto tesoro. Questa volta io cercherò di andare piano. Vi prego però di tempestarmi di domande sulla chat, in maniera tale che se qualche concetto non è chiaro, poi lo possiamo riprendere e non dobbiamo fare una lunghissima sessione di Meet. Al tempo stesso il corso è abbastanza vasto, stiamo coprendo tante cose. Verrà corretto l'esercizio lasciato venerdì? Beh, sicuramente sì. Aspetta, che esercizio? Non mi ricordo più che t'avevo detto di fare venerdì, Matteo. Però, se ho dato un esercizio, lo correggiamo. Questo è fuori dubbio. Non lo correggeremo oggi. Ora, ovvero verrà proposta una correzione. Dicevo, non vi dovete preoccupare più di tanto se questa parte vi risulta meno sistematica e strutturata delle parti di programmazione, perché di per sé è un aspetto discorsivo del corso. Quindi, se voi vi aspettate sì, verrà corretto. Se voi vi aspettate di avere le formule o le cose diciamo, precise come in altri aspetti, in altri pezzi di corso. Dove c'è una soluzione unica, ovvero una soluzione molto specifica, beh, diciamo, questa cosa qui è un pochino difficile da fare in questo contesto perché o vi faccio implementare dei meccanismi di virtual memory, vi faccio implementare delle cose, ma queste cose esulano veramente
un corso da 6 crediti alla triennale, oppure cercate di acquisire una conoscenza qualitativa e una sensibilità sull'argomento. Per capire il livello di conoscenza che vi richiedo, è sufficiente poi vedere le esercitazioni. Io credo che, e questo me lo potete confermare in chat, io credo che la volta scorsa, dopo tutto il papone sulla memoria oppure sullo scheduling a destra e a sinistra, quando vi abbiamo fatto vedere gli esercizi, non credo che vi siate spaventati. La mia impressione è che non vi siate spaventati più di tanto. Insomma, è attraverso quegli strumenti che posso valutare la conoscenza non qualitativa, cioè, aspetta, per noi ingegneri quello che definiamo conoscenza qualitativa è la somma scienza di altri campi, però una conoscenza, un sapere che cosa fanno le cose e come si implementano gli algoritmi su carta, quello che accade a valle di determinate scelte, saper predire quello come uno scheduler con certe caratteristiche schedulerà i processi, saper predire qual è il tempo d'accesso effettivo della memoria, ovvero, altra domanda, e lo risponderemo anche in questo corso, quanta memoria devo metterci per fare in modo che con un algoritmo di segmentazione, con un certo rate di page fault, io abbia un certo tempo di accesso, cioè dimensionare un sistema, anche questa è una domanda fisica. E queste sono cose che insomma, penso che, spero vi risultino, mentre faremo questa lezione qua, o le varie lezioni, abbastanza ragionevoli. Se non lo sono, è colpa mia e io sono pronto a fornirvi ulteriori spiegazioni. Ok, quindi quello di cui parliamo oggi è la memoria virtuale. La volta scorsa ci siamo lasciati con il concetto di swap, no? Ci siamo lasciati col concetto di swap che dice, ok, sai cosa c'è? Io posso avere uno spazio di memoria, uno spazio logico di indirizzi mostruosamente grande. In 64 bit ci sta tanta di quella roba che solo Dio lo sa. Al tempo stesso, dammi tu 64 bit di memoria, che manco so in terabyte quanti sono tantissimi. Ok? Quindi abbiamo uno spazio di indirizzamento, anche fisico se vogliamo, perché se noi connettessimo tutti e 64 i pin della CPU a dei chip di RAM, vai a vedere quanti, copriremmo 64 bit di memoria, di indirizzi, di spazio di indirizzi. Però tipicamente le CPU, anche il vostro Intel qualcosa, non è che espongono dal chip espongono tutti e 64 sti pin, ne espongono un sottoinsieme i pin inferiori. Ok? Comunque, il concetto di base è che lo spazio di indirizzamento fisico è limitato dai chip di memoria che tu hai installato. Perché anche a prescindere dal fatto che la tua CPU esponga tutti e 64 i bit di indirizzi, tu, se ci metti solamente 32 giga, cioè solamente la ricchezza dei 32 giga, beh, tu c'hai 32 giga, tu quello è il tuo spazio fisico di indirizzamento, non è che te ne puoi inventare di più. Al tempo stesso, visto che i registri costano poco, tu hai uno spazio di indirizzamento enorme di 64 bit. E ora vediamo un po', quindi c'è questo aspetto, abbiamo uno spazio di indirizzamento molto grosso, perché tutto sommato a me mi costa un registro quello spazio di indirizzamento. O al massimo la dimensione del mio programma, la dimensione delle mie variabili, nel caso in cui ho tanti puntatori, raddoppierà passando da 32 a 64, e cioè ho solo puntatori in memoria, ma non è che è una cosa così, diciamo, atroce in linea di massima. Vediamo però di analizzare la realtà, e analizzando la realtà vediamo di catturarne degli aspetti che poi possiamo sfruttare a nostro vantaggio per migliorare le prestazioni del sistema. Cominciamo a ragionare quello che succede quando uno fa girare un programma grosso, no? Per esempio, quando parlo di un programma grosso, nella vostra immaginazione pensate non tanto a un browser, pensate ad un editor di immagini, oppure a un programma per fare il rendering, oppure a un compilatore. Cioè, il compilatore usa tanta memoria, ma di sé non è che sia poi tanto grosso, però un programma tipo Photoshop, ok? Ora, un programma tipo Photoshop di solito è enorme, è un papone grosso, o GIMP. Però tu quando lo usi, non è che lo usi tutto, cioè non è che tutto il codice di quel programma tu lo vai a spannare in continuazione. Tu mentre lo usi,
Ne userai delle porzioni, per esempio se stai facendo, usando dei filtri, stai applicando dei filtri a un'immagine, tu userai le routine di filtri e userai quelle per una parte consistente del tempo. E magari di altre routine, che ne so, che si occupano di fare l'edge detection o quello che ti pare, non ci accedi proprio mentre usi quel programma. Oppure ci saranno delle strutture dati, delle cose che non sono, magari operi su 15 immagini insieme perché stai facendo dei collage, ovvero le hai aperte insieme, perché poi noi siamo anche molto pigri, delle volte apriamo i programmi e ci dimentichiamo di chiuderli, e magari hai aperto 15 immagini ma stai lavorando solamente su un'immagine, ok? Quindi molti di questi dati non li stai usando in un particolare momento o in una particolare finestra di tempo. Quindi ci sono due aspetti, ci sono degli aspetti che ci sono delle routine, dei frammenti di codice, delle volte sostanziali, a delle volte non sono i frammenti, la maggioranza del programma, che in linea di massima, anche se tutto il programma è teoricamente caricato in memoria, non sono acceduti, perché solamente uno lavora su una porzione di queste routine, chiama sempre quelle X routine. Nello stesso tempo, non tutti i dati che quel programma usa hanno bisogno di essere in memoria al fine di eseguirlo. Quindi pensiamo un attimo che cosa potremmo fare a livello di multiprogrammazione, sempre, se invece di per eseguire un programma non dovessimo caricarlo tutto in memoria, ne potessimo caricare solamente dei pezzi. Ovvero, logicamente, noi lo carichiamo tutto in memoria. Ok, quindi sarà allocato lo spazio di indirizzi per contenere tutto il programma e noi non ci dobbiamo preoccupare di niente da un punto di vista programmatico, di carica questo pezzo, scarica questo pezzo. Una volta queste cose, tanti tanti anni fa, prima della paginazione, c'erano i famosi overlay, cioè c'erano dei programmi in cui il programmatore diceva scarica questo modulo e carica questo modulo per farcelo stare tutto in memoria. Leviamo tutto questo. Noi carichiamo il nostro programma e lo usiamo così, come se nulla fosse, il grande monolite in memoria con tutti i suoi dati. Però, se io riesco a eseguire un programma logicamente caricato in memoria, ma utilizzando solamente una porzione di memoria fisica sufficiente a contenere le parti di programma e le parti di dati su cui correntemente uso, automaticamente io riesco a caricare più programmi in memoria. Ma non solo carico più programmi in memoria, carico più programmi in memoria senza perdita di prestazione, perché le parti che non sono in memoria non sono accedute, non ci faccio niente, non è che devo farci niente, perché la parte che mi serve c'è, la parte che non mi serve la lascio fuori. E in questo modo io ho più processi in memoria, quindi avendo più processi in memoria riesco ad utilizzare al meglio la mia CPU. Ricordiamoci che l'uso massimo della CPU, quindi la massimizzazione dell'uso della CPU, è uno degli obiettivi di un sistema operativo, la massimizzazione dell'uso delle risorse. Al tempo stesso, poiché io riesco a caricare un pezzo di programma in memoria, non tutto, mentre nel modello che vi ho fatto, di cui vi ho parlato la volta scorsa, io swappavo tutto il processo, via, fuori, e lo mettevo tutto in memoria, se io riesco a swapparne, a portarne sul disco solamente un pezzettino, beh, automaticamente avrò meno fatica, meno sforzo di IO perché copio avanti e indietro solamente i pezzi che mi servono. Questi sono i fatti, no? Non tutti, però i fatti sono: per eseguire un programma anche grosso, anche se è un grosso programma, molto spesso quando lo vado a usare ne userò solamente delle porzioni relativamente piccole. Questo è il primo. E il secondo, se avessi la possibilità di caricare ed eseguire dei programmi, parzialmente caricati in memoria fisica, ma pienamente caricati in memoria logica. Altrimenti, potrei, senza dover modificare e complicarmi la vita da un punto di vista di programmatore, caricarne di più e aumentare l'uso della CPU. Quindi viene fuori il concetto di memoria virtuale. Le cose virtuali sono le cose che non esistono. Quindi la memoria virtuale è una memoria che non esiste e che stabilisce un vincolo, cioè un limite, tra la memoria tra la memoria visibile al programma, fondamentalmente, che è la memoria logica vista dall'utente, quella fondamentalmente, se utilizzate la tabella delle pagine, è quel famoso indirizzo logico, scusa, tabella delle pagine e tabella dei segmenti, è quel famoso indirizzo logico, e poi c'è la memoria fisica, che è un'altra cosa. Allora, avendo questo,
Io posso fare in modo che solamente un pezzo di programma sia in memoria per esecuzione, perché io posso logicamente caricarlo tutto, quindi riempire la tabella delle pagine di un processo, ma tutta quanta, no? Sarà piena. Ovviamente con una tabella delle pagine a due livelli potrò nel primo livello specificare che ci saranno dei buchi. Al tempo stesso poi avrò le pagine fisiche e queste pagine fisiche me le gestisco come voglio, perché abbiamo già visto che io le pagine fisiche le posso anche spostare, se poi modifico i frame li posso anche spostare, se poi modifico la tabella delle pagine in maniera coerente il mio programma non si accorge di niente. In maniera analoga, e questo ve l'ho introdotto la volta scorsa, io potrei fare in modo che la stessa porzione di memoria fisica sia mappata su più Da più processi, da più processi, perché più tabelle delle pagine si possono riferire agli stessi frame. E quindi, per esempio, quando posso fare la fork potrò fare un primo livello di fork anziché copiando la memoria fisica, per esempio, copiando solamente la tabella delle pagine e riferendomi agli stessi frame. Almeno per quello che riguarda la porzione read-only del programma, quindi la porzione del text. Quindi io posso lanciare automaticamente più istanze dello stesso processo senza bisogno di replicare il suo codice in memoria. Quindi avere meno memoria fisica richiesta da un processo mi comporta meno I/O. Di solito lo spazio di indirizzamento virtuale parte da zero. Perché parte da zero? Perché così è bello, perché così semplifichi la vita al compilatore. Il compilatore sa che deve generare, quando deve generare del codice eseguibile, lo genera a partire dall'indirizzo zero, pace. Poi ci penserà la Memory Management Unit e il sistema operativo a fornire tutte le viste del mezzo. La memoria fisica sarà organizzata in pagine. È possibile anche implementare una memoria virtuale attraverso i segmenti, ma siccome è una cosa obsoleta, non ve ne parlo perché potete arrivarci da soli, però non la tratterò in questo corso e quindi non ve la chiederò. Quindi ci occuperemo solamente di memoria virtuale gestita con un meccanismo di paginazione. Allora, di solito questa immagine qui l'avete ben presente, credo, questa fotina qui, è l'immagine di un processo, di memoria di un processo. Su una macchina a 64 bit, qui sopra, questo numero qui, questo valore qui, è la metà della memoria. Incomincia con 7F e poi un sacco, 7FFF, eccetera, eccetera. Infatti, uno dice, Giorgio, quando io becco, delle volte mi guardo gli indirizzi nel programma, mi faccio stampare i puntatori, e uno dice, Giorgio, ma come fai a sapere se sta sullo stack o sullo heap? Beh, è facile. Io vedo l'indirizzo. Se incomincia con 7F, di solito sta sullo stack perché 7F è questo numero qua. Se incomincia con 0 o c'è un valore basso, di solito sta qua. Cioè, questa è la grande magia. Ora, se questi qua, di solito nella parte superiore della memoria, sì, 7F, nella parte superiore, nella parte inferiore, ora non ricordo, no, superiore, quindi da qui in poi, qui è metà della memoria, di solito nella parte superiore uno ci mette il kernel, lì c'è lo spazio di memoria del kernel. Ci sono le pagine del kernel che sono eventualmente visibili anche ai processi, nel senso appartengono alla tabella delle pagine di un processo. Quindi da qua, hic sunt kernel, qua sopra lo stack. Ok? In questo modo, quando un processo gira, il kernel sta sempre lì, no? È sempre presente come un buon padre nella parte superiorissima della memoria, quindi dopo 7F. Ora, questi qua sono 64 su 30 su 128 su 64 bit, questi sono 64 bit diviso 2, quindi qua c'hai 63 bit di indirizzi, che sono una marea, ok? Ora, posto che lo stack di un processo Linux di solito sta quando tu lo compili stai sugli 8 mega, proprio se vuoi fare uno stack grosso, c'è cioè uno stack di 8 mega, lo heap sarà quello che sarà. Qui dentro c'è il grandissimo vuoto di Mordor, fondamentalmente, cioè c'è uno spazio infinito, perché qua c'è un po' di robetta, qua c'è un altro po' di robetta, ma c'hai 63 bit di indirizzi, quindi qui il grande vuoto, lo spazio astrale è tanto. È bello avere tanto spazio qui in mezzo, perché se hai tanto spazio ci puoi mettere le cose.
che cosa ci metti nel grande spazio, nel vuoto cosmico? Ci puoi mettere fondamentalmente quello che ti pare. Ora, che cosa convenzionalmente ci si mette? Beh, ve l'ho già raccontato. Ci si mettono, per esempio, tutte le cose che vengono caricate a runtime, tutti i frammenti di codice che vengono caricati a runtime, per esempio una shared library. Se tu apri una DLL, o uno shared object, lo shared object andrà a finire in questo grande spazio qua, che sta tra lo stack e lo heap, dove, tanto è talmente tanto grosso che più o meno tiri un dado e più o meno c'è spazio. Quindi, avendo questo, immaginate che questo affare qui sia una tabella delle pagine e questi qua siano dei frame, tu avrai dei iframe in cui hai caricato una libreria che sono condivisi da due processi diversi. Oppure questa quantità di memoria, questi frame, possono non necessariamente essere una libreria. Potrebbero essere anche una porzione di memoria condivisa che tu vuoi fare in modo che due processi vedano. Per esempio, io potrei voler fare un programma che legge la telecamera e che mi. Quindi la webcam, per capirsi, e che offre su una determinata regione di memoria. No? Chiamiamolo una sorta di file, lo vedremo fondamentalmente alla fine o all'inizio della prossima lezione o alla fine di questa, non la camera, vedremo le mmapping. Potrebbe voler dire, guarda, sai che c'è, io i frame che leggo dalla camera, invece di copiarli sul disco, di fare cose, li offro in memoria a partire da un certo indirizzo. Chi è interessato, è vero, potrà fare richiesta. Allora, per utilizzarli, un altro processo, quindi immagina che questo qui è il driver della camera, no? E questo qua dirà, ok, sai che c'è, io voglio produrre delle pagine di memoria che però saranno anche visibili a un altro processo, che sarà l'immagine. Quindi io leggo dalla camera, ogni volta che leggo un frame, un'immagine, la scrivo nel mio spazio di indirizzi, che però va a finire in delle pagine condivise che magari un programma, che sarà il programma di encoding tipo OBS, potrà leggersi a manetta e poi fare tutto il suo bravo encoding senza bisogno di mandarsi epistole o mandarsi dei messaggi in TCP. Sta tutto in memoria e lo fa tutto l'hardware. La cosa interessante è che ricordiamoci che la tabella delle pagine non è che la devi fare per forza tutta pienona, perché se hai una tabella delle pagine a due livelli, beh, puoi avere dei buchi, perché nel primo livello puoi specificare che alcuni frammenti di pagine di basso livello sono vuoti. Ok? Quindi puoi avere anche se logicamente è piena, puoi avere tranquillamente dei buchi in mezzo a questa tabella. Quando fai il fork risulta molto bello tutto questo discorso, perché almeno, come dicevo, quando fai il fork di un programma, la parte di codice tu la puoi copiare tale e quale senza preoccuparti di niente. Quindi tutti i frame dove risiede il codice del programma, che sappiamo non può essere modificato durante l'esecuzione, tutti quei frame lì vengono rireferenziati nella tabella delle pagine del processo figlio. Quindi questa è la bellezza, no, della memoria virtuale. Ora vediamo un attimo che va strettamente a contatto. Ricordiamoci che per implementare questo meccanismo serve un MMU col supporto di paging. Ora incominciamo a parlare di tecniche di paging. Il paging è quella tecnica tale per cui una pagina o risiede su di può essere spostata fondamentalmente su disco oppure letta da disco, ovvero è come se tu mappassi un pezzo di disco in RAM. Ma non ti devi preoccupare del fatto che quella informazione sia su disco o sia su RAM. Dici, guarda, questo pezzo di disco qui, no, questo bel pezzettone di disco, mappamelo in RAM a partire da questa locazione fino a questa locazione. Poi, nel momento in cui tu scrivi sul disco, no, scrivi su questa RAM, qualcuno si occuperà di copiare questi dati su disco se lo vuoi, oppure qualcuno si occuperà di copiare i dati da disco in RAM se lo vuoi. Ok? Però tu accedi alla RAM e te ne freghi del resto. Questo è il gioco. Se tu riesci a mappare un pezzo di disco in RAM, un pezzo di disco o di memoria secondaria, però relativamente veloce, cioè non un nastro perforato, hai la possibilità, per esempio, di caricare un programma a pezzi, perché caricherai tutto il programma logicamente in memoria e con tutte le sue pagine, l'altro programma, no,
tutto in memoria con tutte le sue pagine. Poi nel momento in cui, per esempio, ci sia bisogno di più memoria, potrai decidere di prendere alcune pagine di un programma, magari quelle meno utilizzate, e sbatterle sul disco. Nella tabella delle pagine ci scriverai un placeholder, un fogliettino, un post-it, e per quella entry dirai: questa entry qui l'ho memorizzata sul disco in quella locazione là. Quando ti serve, se ci accedi di nuovo, vattene a ripescare in quel posto. Al limite, in teoria, con un meccanismo di questo tipo, noi potremmo eseguire un programma nella seguente maniera. Vi ricordate quando vi ho raccontato della exec e di tutte le magie della exec? Quindi quando parte un processo tu devi preparare la sua immagine di memoria, devi insomma creare lo stack, creare lo heap, aggiustare i riferimenti e tante belle cose. Bene, per fare questa cosa qua, in realtà, con il modo con cui sono implementati i linker, il codice è quasi tutto read-only. L'unica parte che rimane nel segmento di dati di un processo, cioè quasi tutto effettivamente codice oggetto, quindi codice binario che può essere eseguito nella porzione dell'ELF. Le librerie, in realtà, quindi le parti di cui il linker dinamico si dovrebbe occupare, vi ricordate quando vi ho detto la traduzione degli indirizzi, che tu virtualmente passi in tutto il codice del tuo programma, in tutto il file oggetto e sostituisci gli indirizzi? Bene. Invece di sostituire gli indirizzi, nei programmi moderni, cioè nelle implementazioni odierne, ci sono delle tabelle di puntatori che risiedono in una porzione di dati di quel processo e quindi che possono essere cambiate. Quando carichi una libreria, tu vai solamente ad accedere a quel piccolo segmento di dati e aggiusti i puntatori. Questo è quello che succede. Ma il codice rimane lì, rimane invariato. E questo fa sì che tu, quando carichi e scarichi un processo, non ti debba preoccupare di troppe cose. Quindi quando sposti una pagina della porzione di eseguibile in memoria avanti e indietro, non ti debba preoccupare di tutte cose. Al limite, tu quando fai la exec potresti implementare una exec che fa così. Carica il processo, no? Sistema un attimo, decidi quali librerie tirare su, quali librerie non tirare su, prepara la tabella con i trampolini, i dynamic loading delle librerie, come vi ho fatto vedere l'altra volta, e poi incomincia ad eseguire il codice in pagina 0. Cioè, all'indirizzo 0. Il codice all'indirizzo 0 in realtà non l'hai mai caricato. Hai semplicemente detto che il codice che si trova dall'indirizzo 0 all'indirizzo fine del programma si trova su disco. E hai mappato quelle pagine di disco dicendo che queste pagine di disco sono delle pagine che risiedono. Sono dei frammenti, dei pezzi di disco, quindi i primi 4K sono i primi 4K di quel file a partire da quella locazione. I secondi 4K, quindi la seconda pagina, dalla seconda, dalla terza, dalla quarta e così via. Tu il programma non l'hai mai caricato in memoria, hai semplicemente creato la tabella delle pagine mettendoci dei giusti puntatori al file laddove serve. Quindi tu incominci ad eseguire il tuo programma dall'indirizzo 0. Quando accedi all'indirizzo 0, la pagina non ci sta proprio in memoria. Allora viene generata una trap dal sistema operativo, succederanno delle magie che vedremo nelle prossime slide, che andrà su disco, quindi si invoca il sistema operativo va su disco, prende quei dati, crea, alloca un frame e lo referenzia fisicamente a quella pagina lì, incomincia ad eseguirlo, quando finisce la pagina prende la prossima, e prende la prossima, e prende la prossima. In questo modo tu quando carichi un programma non lo carichi tutto, carichi solamente i pezzi che ti servono, incominci a eseguire dal main, e mano a mano che lo esegui tu tirerai su tutti i pezzi che ti servono. Ok? Questo è un modo. Questo è il limite massimo, diciamo, dello swapper, no? Quindi si chiama un lazy swapper, uno swapper, un programma che implementa il demand paging nella maniera più pigra possibile. Quando io voglio caricare un programma, non lo carico. Lo carico solamente quando ci provo ad accedere. E questa tecnica qui si chiama il lazy swapper. Ora, per implementare questa tecnica, quindi vediamo che esistono due meccanismi. Lo swap in, due aspetti. Uno, quando mi serve una cosa che si trova su disco, ma che ho mappato in memoria, la devo tirare in memoria in una certa locazione. Ok? E questa operazione qui si chiama lo swap in, carica dentro. Però può succedere a un certo punto che io la mia memoria l'abbia finita, la mia memoria fisica, e comunque debba ad accedere ad una pagina,
che non si trova in memoria. In questo punto mi troverò con la grande diatriba, il grande dolore di decidere una pagina di quelle che io ho allocate in memoria, quindi un frame che ho caricato in memoria che ho allocato, dovrò prenderlo e eventualmente trovare sul disco dello spazio adeguato che lo possa contenere e metterlo lì. A questo punto ho liberato un frame, lo quindi ho dello spazio libero e posso metterci qualcosa che avrò caricato da disco per l'altro processo. Ok? Quindi l'idea è quella, se quando accedo a una pagina vedo se sta pagina è un frame, se questo frame è valido, allora lo uso. Se non è valido vuol dire che però se questo frame è valido ma non è in memoria, vado su disco e lo prendo. Se è invalido, dico safe fault. Un pezzo di programma che si occupa di questo meccanismo si chiama il pager. Paginatore. Come non ce la faccio mai a non anticiparvi la slide, quindi il pager è il dispositivo che si deve occupare, il pezzo di programma che si deve occupare di effettuare questo meccanismo di swap in e swap out. Ricordiamoci, quando è che viene sviluppato, invocato il pager? Sempre in rispondenza di eventi hardware. Il pager viene invocato, quindi questa meccanica di scegliere una pagina, copiarla, scegliere un frame, prenderlo e copiarlo, viene invocato in funzione di quello che c'è scritto, delle azioni che fa il vostro processo. Se il vostro processo tenta di accedere ad una pagina nel suo spazio di indirizzi, quindi valida, che non è in memoria, si genererà un'eccezione. Questa eccezione qui si occuperà di prendere un frame dalla memoria e di portare, cioè dei dati dalla memoria e di portarli in uno dei frame liberi potenzialmente disponibili nel vostro sistema e quindi di aggiornare la tabella delle pagine. Questa cosa qui sembra un po' drammatica perché uno dice come, ma se devo usare un programma faccio una marea di page fault. Eh sì, fai tanti page fault ma non te ne accorgi neanche, anche perché poi tu un programma non è che lo carichi una pagina alla volta, lo carichi magari 20 pagine alla volta, insomma puoi fare di questi trucchetti. E comunque tanto è un accesso a disco che non ti puoi risparmiare. Tutto quanto funziona in maniera ragionevole perché perché gli accessi, i programmi stessi e la memoria tendono ad essere acceduti attraverso dei pattern locali quando si fanno dei programmi normali. Ricordatevi la volta scorsa quando vi ho fatto vedere come si invalidano le cache, cioè cosa succede quando semplicemente faccio uno scattering, degli accessi scattered in memoria, avete visto l'abbattimento delle prestazioni. Ma è ovvio che in quel programma che ho fatto era un caso limite. Voi quando farete un programma ragionerete un attimo sul come organizzare le strutture dati in maniera tale da avere una località di accessi, almeno se programmate per l'efficienza e per l'ambiente. Però per scatenare tutto questo meccanismo, per invocare il paginatore, non è che c'è qualcuno che col binocolo sta a guardare il vostro programma e dice: ah, page fault. No, questa cosa, come tutte le altre, devono essere garantite da un supporto hardware, quindi da un'unità, da un pezzo della CPU, in particolare la MMU che sta sempre diventando più potente in questa storia, che sarà in grado di rendersi conto se quando a fronte di un accesso a memoria logica si va ad accedere ad una pagina valida, invalida su disco o non su disco. Prima cosa che mi serve. La seconda cosa che mi serve, e questo è ovvio, perché questa trap è una trap fisica, è un evento, è un interrupt fondamentalmente, che mi viene generato la CPU, a cui il sistema operativo risponde. Quando succede questa operazione però, quindi facciamo finta che sto eseguendo il mio bel codice. Poi a un certo punto, magari sto eseguendo un'istruzione che ti dice copia, assumendo che la mia architettura sia provvista dell'istruzione copia il valore che si trova in questo indirizzo a quest'altro indirizzo. Ok? Ora assumiamo che quindi io parto, incomincio ad eseguire questa istruzione, vado nel primo indirizzo. Bene,
quindi sono nell'esecuzione dell'istruzione. Mi rendo conto che questo indirizzo, la mia MMU me la passa liscia, perché dice sì, questo indirizzo qui c'è in memoria, l'istruzione può continuare. E quindi, sempre nell'ambito della stessa istruzione, perché era una move da memory a memory, a questo punto vado nel secondo indirizzo e provo a scriverci. Si genera una trap, perché questo indirizzo magari non era fisicamente, era mappato nello spazio logico del processo, ma non era presente in memoria quel frame. E quindi si scatenerà il putiferio, io dovrò chiamare, partirà una trap del sistema operativo che mi dovrà caricare quella pagina in memoria in maniera tale da poterci scrivere dentro il valore. Ma mentre faccio questa operazione, poi io, ok, c'è stata la trap, ma la trap è successa nel bel mezzo di un'istruzione. Non è che è successa alla fine di un'istruzione o all'inizio di un'istruzione, è proprio successa in mezzo. E quindi io dovrò avere modo, quando eseguo, vi ricordate che quando eseguivate, fate una chiamata a funzione, fondamentalmente voi sullo stack ci mettete l'indirizzo di ritorno dell'istruzione successiva? Ecco, nel caso di una trap di pagina, voi non ci mettete sullo stack l'indirizzo di istruzione successiva, voi ci mettete l'indirizzo dell'istruzione corrente sullo stack, perché quella stessa istruzione dovrà essere fatta ripartire dall'inizio. L'istruzione è un'entità integra che deve essere fatta ripartire dall'inizio. E questa cosa qui si chiama instruction restart. Quindi la trap differisce leggermente, la trap di MMU, di page fault, differisce leggermente dalla trap, dalle trap standard. Ora, questo meccanismo di decrementare l'indirizzo, di incrementare l'indirizzo è quello che vuoi, di solito, adesso non so, dipende dalle architetture come è implementato. Può anche essere che la CPU scriva sullo stack l'indirizzo dell'istruzione successiva e poi sia responsabilità della routine di trap capire dove si trovava l'istruzione precedente e farla ripartire. Può anche essere questo. Questo qui dipende dall'architettura. Però, in linea di massima, devi avere a disposizione quello che viene chiamato un instruction restart. E poi un'altra cosa che ovviamente devi avere una memoria secondaria per mantenere dello spazio di swapping, quindi un pezzo di disco che tu ti gestisci come ti pare e piace. Ok? Un caso bruttissimo di questa del paging è la block move, perché ci sono, non credo più, credo che siano obsolete alcune istruzioni, però nei vecchi nelle vecchie architetture c'era una famosa istruzione che era la block move, che era: usi tre registri, scrivi su questo registro dove, su questo registro, cioè un registro che ti dice da, un registro che ti dice a e un registro che ti dice quanti. Questa istruzione veniva, probabilmente era in corrispondenza 1 a 1 con la funzione memcopy del C. Ok, ora questa funzione memcopy, se implementata con un'istruzione, beh, può essere anche bruttino nel caso in cui tu hai una grossa regione di memoria e in mezzo c'è una marea di page fault, right? Perché quando tu fai finta che stai copiando un blocco di memoria da qui, da una regione ad un'altra regione, e che questo blocco, per esempio, non c'è, no? Questo blocco, ma anche se non si overlappano. Allora, che succede? Incominci a copiare da qua. Copia. Page fault. Ok, porta l'altra pagina in memoria. Porta la pagina in memoria, riparti dall'inizio. Page fault. Oh, cavolo. E ricomincia. E riparti dall'inizio. E ricomincia. E riparti dall'inizio. Niente, vai con ODN quadro page fault. ODN quadro, cioè devi lanciare, no, devi lanciare quell'istruzione N volte. Ma quell'istruzione presumibilmente farà ogni volta ricomincerà dall'inizio, quindi ci avrai un numero quadratico effettivo di spostamenti di memoria, il che è una cosa abbastanza brutta. È per questo che fondamentalmente nelle architetture RISC e nelle architetture moderne di solito queste istruzioni di block move si limitano all'interno di una pagina, quindi all'interno dei boundary di una pagina, oppure e allo stesso tempo è il... Le istruzioni di move da memoria a memoria sono rare. Ecco, di solito c'è la move memoria registro registro memoria. Cioè, la implementi così. Comunque, diciamo, questi sono i supporti di cui hai bisogno. Ora, come faccio io, come tutte le cose? Adesso vi ho raccontato la macchina, no? L'idea del demand paging. Ora,
Quanto costa il demand paging? E ricominciamo e reintroduciamo la grande formula di questo corso, una delle due grandissime formule. Me la sento di dire, no, mi sento, è la media pesata, ok? Non spaventatevi. Ora, e per calcolare, per modellare il tempo d'accesso effettivo, io avrò bisogno di basarmi su una cosa che chiamerò P, che è, loro lo chiamano page fault rate, io la chiamo la pagina di un page, la probabilità di un page fault, che varia da 0 a 1, che gusto, no? È la probabilità di un page fault. Per calcolare il tempo che ci vuole per gestire un page fault, assumendo che tu non debba fare lo swap out, e quindi un page fault sia solamente un page fault di fetch, no? di presa, beh, fondamentalmente tu dici il tempo medio è 1 meno P per l'accesso di memoria, quindi se mi va bene, P è molto basso di solito, si spera, più P per, quindi questo meno questo, per il costo, fondamentalmente il tempo che ci metto per accedere a una pagina. Qui, in questa quantità qua, non ci ho neanche messo il tempo d'accesso a memoria, perché questo valore qua sarà così tanto grande che questo qui è una goccia nell'oceano rispetto a questo. Ok? Ora, vediamo un attimo quello che succede tecnicamente quando succede un page fault. Il caso peggiore del mondo. Quello che succede nel caso in cui la pagina non sia in RAM. Il vostro povero programma sta lì, progredisce e poi timidamente tenta di accedere ad una pagina. La cosa drammatica è che la pagina non è in RAM. Allora parte una trap. E chi è il papà, l'imperatore delle trap? È il sistema operativo. Quindi lo stato della CPU è salvato con i registri prima delle, diciamo, al valore memorizzato prima dell'esecuzione dell'istruzione incriminata, perché altrimenti l'istruzione non potrebbe partire. Poi è partito un page fault. A questo punto tu vai nella tabella delle pagine, bravo sistema operativo, e vedi nei flag, vi ricordate che abbiamo un gozzilione di flag a disposizione nella tabella delle pagine? Beh, uno ce lo metti pure per dire sta pagina sta su disco o se non sta su disco. Comunque, vedi sta pagina e ti viene fuori che questa pagina sia una pagina buona, il processo può accederci, però magari un altro flag ti dice che quella pagina lì non è su disco. Madonna, e allora come faccio? Allora a quel punto tu che fai? Da bravo sistema operativo, tu prendi, ci avrai un'altra struttura dati memorizzata per conto tuo, nella quale tu prendi il page number, il numero di pagine, e vai a vedere, ci avrai una mappa associativa, una struttura dati, no? Chiave, valore, dove dici pagina, magari blocco del disco. Oh, sta pagina qua sta nel blocco del disco, quello là, fico. So il blocco del disco, so la pagina, bene. Allora, dovrò a questo punto, sperando di avere, facciamo finta, dovrò prendere un frame libero dal mio pool di frame. Assumiamo che io abbia un frame libero. Prendo, trovo un frame libero, fico, prendo questo frame, lo metto, lo alloco in memoria a quel processo, quindi ho allocato il frame. A questo punto so il disco, ho il frame, posso far partire una richiesta di I.O. E quindi dico, caro controller del disco, bravo, bravo, adesso lo vedi quel blocco là che ti ho detto? Prendi quel blocco e riversalo dentro a questa porzione, a questo frame qua. Il frame me lo tengo io, ancora non gliel'ho dato al processo. Nel frattempo che questa operazione va, questa gestione della pagina va, io mi metto a riposo, magari siccome il disco ci mette il suo tempo, io comincio a servire un altro processo, quindi faccio quel processo lì, sarà nella coda di waiting. Quando quella IO finisce, quel processo si risveglia. Quello che sarà successo nel frattempo, sarà successo che quel processo avrà avuto il frame incriminato è in memoria. A questo punto non ho mica finito, perché devo andare nella tabella delle pagine di quel processo e devo modificare il valore del frame di quella pagina, quindi il valore del frame al frame che ho appena, diciamo, istanziato, che ho appena caricato, e dovrò dire che quel frame lì non si trova più su disco, ma si trova su memoria. E dovrò anche aggiornare le mie strutture dati interne per dire che quel frame del disco, per esempio, quel blocco del disco è occupato. Ok? Ho finito la storia. A questo punto, oh, che bello, a questo punto quel processo è in ready,
prima o poi, quando arriverà in running, l'istruzione ripartirà ad eseguire l'istruzione che era stata sospesa, perché ho salvato lo stato prima dell'esecuzione. Ok? Ora, ritornando alla nostra fantastica media aritmetica, per avere un'idea di... Quindi queste sono le operazioni che devono succedere. La grande storia del page fault nel caso mezzo cattivo, perché il caso completamente cattivo è che devo anche copiare una pagina da RAM a disco. Ok? Nel caso medio cattivo, che quindi devo solamente leggere una pagina, ho tre attività fondamentali. Servi l'interruzione, diciamo che te la puoi cavare con migliaia di istruzioni, nell'ordine del migliaio di istruzioni. Rifai partire il processo e quindi fai l'altra, la coda con un altro migliaio di istruzioni, nell'ordine del migliaio di istruzioni, quindi poca roba. Però questa roba qua ci mette un botto. Comunque qua c'è un migliaio di istruzioni, fai conto 10.000 o nell'ordine da 1.000 a 5.000, non lo so, istruzioni. Sono 1.000 e 5.000 istruzioni, ognuna che ci avrà la sua bella quantità di accessi a memoria. Quindi, cioè, ecco perché memory access qui fondamentalmente, cioè, è risibile, ok? Ora, per avere un'idea dei numeri, guardate questo esempio. Assumendo di avere un page fault rate, quindi una di 1 su 1000, quindi un accesso su 1000 mi genera un page fault, e assumendo di avere un tempo d'accesso a memoria di 200 nanosecondi e un page fault service time di 8 millisecondi, io mi devo fare sta media pesata, faccio una fatica terribile e riuscirò e scoprirò fondamentalmente, vabbè, mo questi sono dei numeri che ho copiato dal Silver, cioè, ma tanto se capimo, riuscirò a capire che un accesso a memoria costa 8.2 microsecondi. Se succede uno swap, quindi io vado peggio di 40 volte quando ho uno swap. Quindi è chiaro che se io faccio accessi scattered in memoria virtuale, in cui potenzialmente ogni accesso mi genera un page fault e le mie pagine di memoria non bastano, conviene che, insomma, mediti seriamente il suicidio. Se io ho una probabilità di page swap di 1 su 400.000, ok, che è, dici, ma praticamente succede mai, bene, io comunque peggiorerò il mio tempo d'accesso a memoria del 20%, cioè del 10%, quindi passo da 2,20 a 2, cioè passo da 200 millisecondi a 200, nanosecondi a 220 nanosecondi. Ok? Cioè non è proprio sto numero, ma stiamo lì. Ok? Quindi è importantissimo, ma proprio importantissimo, tenere questo numero qui basso. Okay? La chiave del page fault, dell'utilizzo, di un buon utilizzo della memoria virtuale, è tenere questo numero basso. Uno dice, vabbè, ma perché la usiamo a sto punto la memoria virtuale? La usiamo da una parte per un motivo storico, ma in realtà voi pensate che lo stesso meccanismo di memoria virtuale non è che vale solamente... Oggi praticamente lo swap space è disabilitato sui computer moderni. Cioè io ho 32 giga sul laptop, non è che mi metto a metterci la memoria virtuale, ma manco ci penso. Ma pure se c'hai 8 giga difficilmente la userai, a meno che non fai cose spaziali. Però si usa, diciamo, lo stesso tecniche di analisi le puoi usare nel momento in cui hai un backing store che è enorme ma che è distante, perché per esempio tu potresti avere degli accessi in cui il tuo disco non è locale ma è un disco remoto, nel momento in cui tu per esempio devi accedere ad un grosso database, eccetera eccetera. Le stesse tecniche, lo stesso meccanismo, le stesse forme di analisi valgono tanto per i dati, per quello che vi sto raccontando sulla memoria centrale, anche se sembra obsoleto, tanto per l'accesso a degli enormi dati in cui però magari non si trovano localmente, in cui quindi la capacità, la possibilità di memorizzarli effettivamente in maniera locale non è contemplata. Allora uno deve per forza fare, implementare, magari per tenere il programma semplice, deve forza implementare dei meccanismi di man paging, non necessariamente a livello di sistema operativo. Uno lo può fare anche a livello programmatico, per esempio quando disegna un bel pezzo di un sistema, di un engine di base di dati.
Però il gioco è lo stesso, che tu vuoi avere la vista, una vista virtuale a tanta memoria, ce n'hai poca e devi gestire fondamentalmente il caching. Perché questo è. Ora, vediamo un po'. Quindi abbiamo scoperto che questo numero qui è assolutamente da ridurre, no? Questo rapporto qua. Quindi uno deve fare di tutto per abbassare il page fault rate. Ok? Ora, quali variabili? Che cosa possiamo. E anche un'altra cosa che uno può voler fare è ridurre il page fault overhead, ridurre questo tempo qua. Cioè, perché se questa quantità qua, il tempo di overhead, quindi l'interrupt service routine, eccetera, eccetera, e il costo, il trasferimento da disco della pagina dimezza, beh, automaticamente anche questo numero qui dimezzerà e quindi le prestazioni miglioreranno, no? Quindi anche in questo caso, se io per esempio per accedere alla pagina ci mettevo 4 millisecondi, voi vedrete che qui ci avrà un effective access time che più o meno si dimezza, perché il caso peggiore domina, ok? Per esempio. Quindi ho due variabili, o accelero, no, il mio hardware, il mio software, oppure riduco P. Queste sono le due manopole su cui posso giocare. Vediamo un po' di giocare di giocare sulle ottimizzazioni. La prima ottimizzazione che posso fare è fondamentalmente accelerare il mio I/O. Se io ho un disco più veloce, allora mi si abbassa il tempo di trasferimento e fino a qua non ci piove. Come faccio? Però io il disco più veloce non ce l'ho perché non ho i soldi per comprarmelo. Come faccio a far diventare un disco veloce? Beh, semplicemente non ci metto il file system. Nella prossima puntata, credo, o tra due puntate, parleremo di file system. Il file system è una cosa bellissima, ma comunque ogni volta che tu scrivi su disco, insomma, fai dei lavori, passi per del codice, fai delle manipolazioni di strutture, eccetera, eccetera. Se tu invece lo swap space lo mappi direttamente sul disco fisico in maniera brutale e grezza, a quel punto tu puoi parlare, diciamo, in un idioma veramente diciamo, di basso livello con il disco, con il controller del disco, esprimendovi a grugniti, riuscite a stabilire dei trasferimenti che avverranno in maniera, con il minimo costo di istruzioni possibile e nella maniera più efficiente per il disco, fondamentalmente, perché magari dovrei programmare tre registri e poi il disco va a ability il flag a velocità brutale di trasferimento. Però non ci devi mettere il file system, perché il file system è una struttura dati sul disco e quindi, come tutte le strutture dati, ha bisogno di essere navigata. È per questo che su i vecchi sistemi, o anche su alcuni sistemi, c'è lo swap space, e lo swap space tipicamente non è formattato, sta lì. Dei modi, un modo classico cioè che si faceva su alcuni sistemi, queste sono tutte storie. Quando fai partire un processo, la cosa più grezza che uno può fare è prepararlo e copiarlo sullo swap space. Alcuni sistemi vecchi facevano questo. Sai che c'è? Quando faccio la exec, per essere pronto e per evitarmi tutte quelle cose lì, quelle traduzioni lì, quelle cose lì che non mi disturbano, prima di fare la exec, ma proprio prima di fare la exec, io prendo quel processo e quell'immagine di memoria la sbatto direttamente nello spazio di swap. Ok? E poi incomincio ad accedere, mappo quindi lo spazio, quella regione dello spazio di swap nella mia memoria, e poi incomincio a quando lo eseguo, faccio paging, faccio swap in, fondamentalmente, di porzioni di programma. Quindi copio dentro questi pezzi di programma. Notate che io, una volta che ho caricato una pagina, non è che se ci vado a ricapitare dentro, se ho abbastanza frame, la devo ricaricare. Quindi questo qua era un modo veramente becero. La cosa interessante, ricordiamoci che oltre all'operazione di swap in esisterà anche l'operazione di swap out, quindi dovrò anche poter prendere delle pagine fisicamente in memoria e spostarle su disco. Chiaro? Però questa operazione qui la devo fare solamente in un caso. Lo devo fare solamente nel caso in cui queste pagine siano delle pagine di dati modificate. Perché se una pagina è una pagina di codice, quindi non è una pagina modificata, io non ho alcun modo di cambiarne il valore. E quindi quando questa pagina qui non è più necessaria, io non ho bisogno di fare lo swap out, non ho bisogno di ricopiarla su disco.
Posso semplicemente buttarla, perché tanto sul disco ce l'ho messa una volta e ogni volta che mi serve me la riprendo. Chiaro questo? Mentre se una pagina è una pagina di lettura scrittura, beh, lì mi dice male, perché io quando... Se l'ho lordata questa pagina, a un certo punto la devo spostare, la devo buttare dalla memoria. Se voglio avere modo di riaccederci un'altra volta e trovarne i valori consistenti, beh, per forza la dovrò salvare su disco. E quindi avrò sia l'operazione di swap out, sia l'operazione di swap in. La prima cosa. Un'altra ottimizzazione che viene fatta è la copy on write, detta CAU, mucca. E è la seguente. Quando fai la fork, copia la tabella delle pagine del processo, lascia tutti i frame del processo, sono quindi condivisi tra il processo padre e il processo figlio. Però utilizza un altro dei famosi flag della tabella delle pagine, vi ricordiamo che stiamo usando sti bit in avanzo, per dire che questa pagina qua, quando viene acceduta la prima volta in scrittura, tu devi generare una trap. Perché? Perché se una pagina viene acceduta in scrittura, ricordiamoci che la fork copia tutta la memoria del processo. Quindi se il processo figlio va a scrivere su dei dati, il processo padre ha la sua copia. Però se invece legge solo, non succede niente. Quindi il gioco è che quando uno dei due, tu cloni la memoria, poi quando qualcuno, o il padre o il figlio, non è importante, vuole scrivere su una pagina di dati, allora, e solo allora, tu farai la copia di questa pagina di dati e aggiornerai la tabella delle pagine del processo che voleva scrivere. In questo modo, fondamentalmente, tu duplichi solamente le pagine di dati dei processi quando questi ci scrivono. Se non ci scrive nessuno, e se c'è per esempio una quantità di dati enormi che questi due processi si stanno scambiando, ma è un input e quindi non va mai scritto, beh, a questo punto tu riuscirai a far girare due istanze di quel processo senza necessariamente replicare i loro dati. E questa cosa qua si chiama copy on write, la mucca. Un'altra ottimizzazione che si fa, che bravo docente che ci ha avuto, è tenere una lista di frame liberi. Come si fa? Si fa con uno slab, per esempio. In questo modo, quando ti serve una pagina libera, ti arriva al volo. Ok? Poi c'è un'altra ottimizzazione che si fa, non un'ottimizzazione, un lavoro di sicurezza che si fa, è che quando una pagina viene liberata, quindi quando un processo termina, per esempio, tutte le sue pagine vengono cancellate. Vengono azzerate, vengono riempite di zeri. Perché altrimenti magari un nuovo processo che fa una malloc o fa qualcosa, si ritrova della memoria e magari dentro c'è i dati di un altro processo o di qualcun altro, può leggerci, scriverci e fare danni. Ovviamente questa cosa qui posso immaginare che i primi sistemisti, i primi designer di Unix non si sarebbero proprio posti il problema di fare una cosa, perché quello era un tempo di fiducia, di mutual trust. In questa slide vedete un esempio della mucca in azione, del copy on write. Tanto per essere ancora più esplicativi. Allora, il prima e il dopo. Il prima abbiamo processo 1 che forca e genera processo 2. Entrambi hanno una tabella delle pagine, quindi hanno tre pagine. Ok? Questi qui sono i frame, la memoria fisica. Questa qui è la tabella delle pagine del processo 1, questa qui è la tabella delle pagine del processo 2. A un certo punto il processo 1, per qualche motivo, decide di scrivere sulla pagina C. Allora, che cosa succede? Siccome la pagina C era marcata con il flag copiami la prima volta che mi ci scrivi dentro, questo accesso genererà una trappa al sistema operativo e quindi dovrà gestire la copia. Il sistema entri nel famoso sistema operativo che farà le magie, cercherà un frame libero, farà la copia fisica della pagina C vecchia nella pagina C nuova, perché quando vai a copiare, cioè tu magari dicevi un pezzo di un array, vuoi accedere a una locazione, devi copiare tutto il resto, quindi dovrai fare tu sistema operativo porino, devi fare la copia da qua a qua, la fai, alteri la tabella delle pagine del processo 1 e poi dopo fai partire l'istruzione nata vuota. Questo è un esempio della mucca. Ok. Allora, queste sono delle ottimizzazioni che noi possiamo fare, queste tre di cui vi ho parlato,
fondamentalmente ridurre il numero di massimizzare il numero di frame liberi, ok? Perché copy and write, per esempio, fa sì che se una pagina non è scritta, che massimizzi l'uso la condivisione delle pagine, senza però soffrire. Abbiamo lo swap space che riduce il tempo di overhead del trasferimento da disco. E abbiamo la lista di frame liberi che rende OD1 il tempo di accesso ad una pagina. Quindi abbiamo agito fondamentalmente sul tempo di overhead e sul mantenere il più grosso numero di pagine libere con dei meccanismi che mi permettono di massimizzare la condivisione delle pagine. Ok? Però a un certo punto della vita del tuo sistema, o speramente questo era molto comune una volta, ti troverai nella drammatica decisione di decidere di finire la memoria. Vi lascio meditare un minuto su questo triste caso, ma quando finisci la memoria, che cosa succede? La memoria fisica, dico. Che cosa succede? Inevitabilmente dovrai scegliere un frame valido di memoria da prendere e sbattere sul disco. Ok? Quando questo succede, è lì che incominci a soffrire, perché fino ad adesso, fino a quando la memoria avevi della memoria libera, fondamentalmente tu non hai fatto più accessi a disco di quanti ne avresti fatti normalmente, perché il programma comunque te lo dovevi caricare, ogni cosa che hai fatto la facevi, diciamo, in massima libertà, ma è quando la memoria incomincia a non essere abbastanza che incominci a soffrire. E dovrai per forza decidere qualche frame di memoria di memoria fisica da buttare su disco. Dovrei scegliere il frame di cui fare swap out. È ovvio che la scelta ottima in questo caso è scegliere il frame di tutti quelli che hai che verrà acceduto per ultimo da questo momento in poi, no? Perché se verrà acceduto per ultimo, tu ti assicurerai di avere un maggior numero di una maggior quantità di lavoro possibile fino al prossimo page fault. Vi sembra ragionevole questa cosa? Spero di sì. Ora, per capire, mo io ho sta memoria, ho i frame, e a un certo punto uno mi dice, adesso scegliene uno che verrà acquisito acceduto per ultimo, e prendi quello e buttalo fuori dalla memoria, lo butti fuori, a quel punto prendi prendi il frame di cui avevi bisogno e tiralo in memoria. Ovviamente, un'ottimizzazione anche in questo caso che ti può venire, ti viene, indovina un po' se questi flag aumentano, potresti scegliere tra tutti questi frame, un'altra ottimizzazione che puoi fare in tutta questa baracca, ovviamente è scegliere tra tutte le pagine da swappare, da buttare su disco, una pagina che non è stata alterata, per esempio una pagina di codice, perché una pagina di codice non è stata alterata, allora ti conviene che tu prendi una pagina di codice, magari che non è stata acceduta da mesi, e la butti fuori perché non avrai bisogno di copiarla sul disco, e quindi dimezzi il tempo di swapping, cioè dimezzi il tempo che ci metti a servire questo scambio di pagine. Però, per implementare un algoritmo di rimpiazzamento delle pagine, che è un pezzo del pager, che è il boia fondamentalmente, è colui che seleziona le pagine da buttare via. Sappiamo già che la cosa più bella che potremmo fare è scegliere tra tutte queste pagine quella che verrà acceduta, tra tutti i miei frame occupati, sono tutti occupati, quella che verrà acceduta più in là nel futuro, ma non ho questa possibilità. Quindi questo meccanismo qui si chiama page replacement. Quindi prendi una pagina, seleziona una vittima, buttala sul disco, prendi una pagina incriminata, la pagina diciamo desiderata da disco e portala in un frame di memoria. Quindi le operazioni diciamo sono le seguenti quando questa cosa qui accade. Ovviamente tutto questo è sempre governato dalle trappe, è sempre governato dalle interruzioni. Succede tutto. Tutto succede con un dannato accesso
a memoria. Parte l'accesso a memoria, parte la trap. La trap ti dice questo frame non c'è, è su disco. Tu dici bene, adesso voglio cercare un frame libero. E la lista dei frame liberi ti dice non ne ho. E a questo punto dovrai invocare il tuo BOIA, il tuo Page Replacement Algorithm, per selezionare una vittima. Prendi la vittima. Se la vittima è una vittima che è stata scritta, no? Se è una pagina di dati che è stata modificata, perché magari è il meglio che puoi fare, tu sei costretto a prendere questa pagina modificata e a copiarla su disco. Quindi fai lo swap out. A questo punto tira dentro la pagina desiderata nel posto che hai liberato, swappando fuori la pagina, la vittima, e poi fai ripartire il processo che aveva, causato, diciamo, questa ecatombe, dall'istruzione che ha generato, il page fault. Quindi adesso tu hai raddoppiato fondamentalmente, potenzialmente, l'effective access time, perché hai aumentato il numero di il tempo che ci vuole a servire un page fault, perché sei passato da 1 a potenzialmente, non necessariamente, a potenzialmente 2. Ovviamente, per implementare questo meccanismo, io avrò bisogno di un flag nella tabella delle pagine, ma guarda un po', che mi dirà questa pagina è stata lordata dall'ultimo accesso, dall'ultima volta che è stata caricata o no. E questo lo fa a gratis la MMU. Ora abbiamo parlato del page replacement, quindi come scelgo la pagina da eliminare. Abbiamo parlato di quello di cui ho bisogno, cioè le operazioni che dovrò comunque fare quando faccio page replacement. E adesso vediamo un po' di valutare, no? Di avere delle metriche per capire, delle tecniche per capire se una politica di page replacement, quindi un modo di scegliere quale pagine di memoria togliere, liberare tra tutte quelle che ho occupate, è meglio di un altro. Quindi, ovviamente, il goal di un algoritmo di page replacement, il goal ultimo è quello di ridurre al massimo l'effettive access time. Ora, è ovvio che il page replacement algorithm, l'unica cosa che può fare è può agire su due aspetti, può agire sulla probabilità, sul minimizzare il fault rate, ma anche se qui non ce l'ho scritto, anzi ce lo scriverò, vabbè, minimizzare il fault rate e anche minimizzare il tempo d'accesso, magari selezionando una pagina che è stata, cioè minimizzare il tempo di servizio selezionando una pagina che era una pagina che non ha bisogno di essere scritta su disco. Il modo più semplice di valutarlo, come sempre, è tramite simulazione, perché se uno si mette con carta e penna e fa un diagramma, una foto di quello che succede, può valutare per una particolare situazione quanti page fault ci saranno. Per fare queste simulazioni si usa una cosa che viene chiamata la stringa di riferimento. La stringa di riferimento altro non fa che denotare gli ordini di accesso delle pagine di un processo. Quindi è come tutte le volte, come tutti i casi, quando uno deve fare una modellazione di un fenomeno complesso, cerca di renderlo il più semplice possibile, di operare sul minimo numero di variabili che sono sufficienti a caratterizzare un processo. Il numero minimo di variabili che sono in questo caso sono a quali pagine accede un processo, qual è l'ordine di accesso delle pagine, di uno o di n processi. Ok? In questo caso facciamo finta che sia solo un processo per semplicità, tanto poco cambia. E quindi tu hai una cosa che viene chiamata la reference string. Una reference string è una stringa che ti dice: prima accedi alla pagina 7, poi accedi alla pagina 0, poi accedi alla pagina 1, poi alla 2, alla 0, 3, 4, 3, 4. Quindi saranno gli accessi alle pagine. Ok? È ovvio che per una collezione completa tu dovresti anche scrivere quanto spesso accede a pagina 7, quindi accede a pagina 7 per 20 volte, accede a pagina 1 per 30, però in questo caso facciamo finta che per semplicità facciamo finta che ogni accesso perché vale il principio di località, in questo caso facciamo finta che ogni accesso è un accesso alla pagina, quindi fai la scimmia che accede in maniera scattera. È ovvio che il numero di page fault decrescerà a
all'aumentare della memoria disponibile, perché al limite, se la mia memoria è sufficientemente grossa da mantenere tutti i frame, io avrò un numero di page fault che è uguale al numero di frame acceduti dal processo, ma non potrà crescere più di quello. Ma questo analogamente mi fornisce anche un upper bound, cioè se io ho un processo che accede a n pagine in modalità lazy swapping, io avrò almeno n swap-in da fare. Questo mi sembra ovvio. Come si fa a valutare per esempio questa stringa? Allora, vediamo un po'. Quindi si simula, dato un numero di pagine, si prende questa stringa e si simula quello che un algoritmo farebbe nel servire questa stringa, per vedere come si comporta, e si valuta come si comporta, si contano il numero di page fault. Il numero di page fault sarà funzione del numero di frame, quindi più ho memoria fisica, meno page fault avrò. Vediamo di valutare con questa tecnica un algoritmo, l'algoritmo più becero che ci viene in mente, l'algoritmo FIFO, quindi la prima pagina che è entrata è la prima ad uscire. Ok? Quindi l'ideona è proprio un'ideona fantastica, è il primo che entra e il primo che esce. Quindi questo assume che i vostri programmi fanno continuamente un ciclone fatto così, no? No. Allora, incominciamo. Ricordiamoci la reference string, 7012 bla 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 bla, questa è la reference string, no? Assumiamo di avere 3 frame di memoria, ok? Incomincio, prendo 7, prima pagina, c'ho un frame libero? Sì, ecco qua. Poi mi arriva il frame 0, fico, mi arriva il frame 0, lo prendo, lo metto qua, 0. Ci arriva 1, quindi ci avrò un altro page fault, 2. Poi ci avrò un altro page fault, arriva 1, e dai, e lo metto qua. E sto a posto, ho 3 page fault. Poi mi si accede alla locazione 2. Devo prendere la locazione 2, allora devo prendere il più vecchio. Qual è il più vecchio? È 7. 7, quindi ho uno swap out di 7, perché lo mette sul disco, e uno swap in di 2. E quindi sono arrivato a, ero a 3, 4, 5. A qua sto a 5. Poi mi arriva la pagina 0, che culo. Mi arriva la pagina 0, non devo fare niente, perché già ce l'ho in memoria. Quindi sto sempre a 5. Poi qualcuno mi chiede la pagina 3. La pagina 3 dove la metto? Nella più vecchia. Quindi a qua sono arrivato a 5, mi pare. Tenete voi il conto. Ma arriva la pagina 3, dove la metto? La pagina 3 la metto a 0. C'ho anche qui un doppio page fault, perché devo buttare fuori 0 e devo mettere dentro 3. A sto punto mi arriva 0, quindi doppio. Poi a sto punto mi arriva 0. 0 dove lo metto? 0 non ci sta nella tabella delle pagine, nella tabella non è mappato, diciamo, nella tabella dei frame. E allora a sto punto dove lo metto? Lo metto dentro a 1, quindi swap out, swap in. Ok? Eventualmente tu potresti anche decidere di non calcolare gli swap out, calcolare solo gli swap in, assumendo che tutte le pagine siano in sola lettura, per semplificarti la vita. Va bene anche quel calcolo, basta che tu mi dici sto calcolando swap out e swap in, o sto calcolando solo swap in, assumendo che tutte le pagine sono in lettura. Comunque, è in questo modo che si simula, in questo modo voi contate quanti page fault avrò. Facciamo una simulazione con solo swap in. Un page fault, due page fault, tre page fault, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fondamentalmente, 0, 0, cioè 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, questo è il numero di page fault che ci avrò. Pacifico? Con questo access pattern, utilizzando l'algoritmo FIFO. E questo numero qui lo dovrò mettere dentro la colonna numero di frame 3, per esempio. Valuto aggiungendo un frame. Quindi posso vedere che cosa succede se lo faccio con 4. In questo caso mi aumenterà la dimensione e ragionevolmente avrò meno page false. Ora, che cosa succede in questo caso se io cambio l'access pattern? No? Quindi se invece di avere, quindi faccio una permutazione, faccio gli accessi in ordine diverso. Ok? Ovviamente, quindi, per fare una simulazione di queste, mi serve selezionare un algoritmo, selezionare un numero di frame, vedere che cosa succede, contare i page frame, e a quel punto io ho il numero di page fault con quell'algoritmo e per quel numero di frame. Poi aumento il numero di frame e ripeto la storia. Aumento il numero di frame e ripeto la storia, fino a quando non mi si appiattano. Ok?
notate che a un certo punto converge a un minimo che sarà proprio il numero di pagine accedute dal coso. Questo particolare algoritmo però soffre, FIFO, per questo che non si usa, soffre di una anomalia che viene chiamata l'anomalia di Belady. Vuol dire che può esistere il caso in cui se tu aggiungi dei frame, le prestazioni diminuiscano. Ok? Per verificare questa cosa è sufficiente che voi prendiate questo access pattern qua e lo diate in pasto allo stesso algoritmo e vi renderete conto che al variare di numeri di frame va male. Fondamentalmente sì, va peggio. Ok? Quindi questo qui è brutto. Infatti FIFO non si usa solo negli esercizi, anzi, sì, si usa solo negli esercizi ed è facile perché il classico esercizio è: ti do una reference string, ti dico fammi vedere il numero di page fault con una tabella delle pagine di dimensione x o con una tabella e con una tabella delle pagine di dimensione y, fammi vedere quello che succede e calcolami il numero di page fault. Ok? Non è che sia una cosa così complicata, però se tu hai studiato, sai che cos'è, lo fai facilmente. Ora, ragioniamo in termini di ideali. Quindi FIFO era solamente per illustrare il meccanismo di come si usa la reference string. Input reference string, numero di page frame, simulazione, calcolo del numero di page fault, variazione del numero di frame, quindi aumenta memoria, calcolo page fault, fino a quando non arrivi a zero. Ovviamente questo non lo fai tu, lo fa un programma. Luigi mi chiede: il conto di page fault si fa sia su swap in che su swap out? Guarda, di solito si fa solamente su swap in perché si assume perché è un per ottenere il caso peggiore, semplicemente moltiplichi quel conto lì per 2 e ottieni il caso peggiore. Caso peggiorissimo, ecco. Io lì ho voluto pensare che le pagine fossero, quindi ha risposto a Luca, a Luigi, scusa. Ok. Comunque, cioè, se sai cos'è, me lo dici, io lo capisco e poi dici, lo faccio sia su swap in che swap out. Non è che stiamo a... L'importante è che abbia capito il concetto, che tu abbia capito il concetto. E non credo che sia. E sono sicuro che l'hai capito. Ora, come sempre, cosa fanno gli ingegneri? Hanno sempre bisogno degli upper e lower bound. Qual è la cosa meglio che posso fare? Lo faccio con l'algoritmo optimal. L'algoritmo optimal non esiste, no? È come gli elefanti rosa che volano, no? Anche se ieri ne ho visto uno. L'idea è quella di rimpiazzare la pagina che non verrà usata per il più lungo periodo di tempo. Per fare questo hai bisogno di tutta la reference string, di tutta quanta, no? Perché qua c'hai la reference string e ogni volta tu vedi ad un certo istante, vedi ok, da questo istante in poi, di tutte le pagine, qual è la pagina che verrà acceduta più in là possibile? Fai una scansione del resto della stringa, vedi delle pagine, tra la pagina 7, la pagina 0 e la pagina 1, quella che verrà acceduta più in là possibile, no? Scopri che è la pagina 7 che verrà acceduta in questo tempo qua, allora dici ok, la pagina 7 è la candidata a morire. Come si fa a implementare l'OPR? Bene, parti dalla reference string e cominci a simulare 7, primo, page fault, 0, secondo, terzo, 1, ma i primi 3 no, ci stanno perché la memoria devi riempire. Poi a un certo punto provi a accedere a 2, 2 non c'è, dici oh, chi pio, chi massacro di questi 3 che ho qua? Beh, vedi, quando è che accedi a 7? Beh, 7, la prima volta che lo vai a visitare è qui, bello in là. Quando è che vai a visitare a 0? Beh, 0 lo visiterai recente, quindi sei completamente cretino se selezioni 0. E quando è che vai a accedere a 1? Beh, 1 lo visiti in qua, quindi sei scemo, ma non così tanto, non quanto se avessi selezionato 0. Quindi, di questi 3, chi è che massacri? Massacri 0, perché sarà quello che dovrai resuscitare il più in là possibile. E quindi, no? Conti, quindi scegli 2. Cioè, scegli di swappare via 7, metti dentro 2, eccetera, eccetera, e poi continui la simulazione. A questo punto arriva 2, qui vuoi accedere a 0, 0 non causa page fault, 3 causa
causa page, sì, è disallineato, tre cause era un page fault, quindi quando devi scegliere se quale buttare fuori di questi, dovrei vedere tra 2, 0 e 1 quello che viene acceduto più in là. 0 sicuramente no, 4 sicuramente no, 4 non c'è, 2 viene acceduto qua, quindi presumibilmente sceglierai 1 che viene acceduto qua. E infatti al posto di 1 ci metti 3 e continui. Ok? Ora, è ovvio che per implementare l'optimal page replacement tu devi avere la visione nel futuro, perché tu da bravo sistema operativo tu puoi conoscere tutto fino al tempo in cui ti viene richiesto l'accesso ad una pagina, ma non puoi conoscere quello che succederà dopo. E questo è terribile, perché se sapessimo il futuro ci comporteremmo tutti meglio. Allora, però quello che tu puoi fare è imparare dalla storia. E quindi userai la pagina, una politica che si avvicina alla politica ottima è il least recently used. Dici, ok, quello che è successo nel passato più o meno si ripeterà nel futuro. Speriamo di no. E quindi tu userai le predizioni del passato per vedere qual è quella quale pagina è quella da buttare fuori. E dici, qual è la pagina che devo buttare fuori? Beh, la pagina che devo buttare fuori è la pagina che, visto e considerato che non ci sto accedendo da un mese a quella pagina lì, beh, ha molto senso che io prendo una pagina da cui accedo in un mese, da cui non accedo da un mese, la prendo e la aggiorno. Ok? Quindi la list recently used come politica sceglie la pagina che è stata usata nel momento in cui si tratta di scegliere le pagine, va a vedere tra tutte le pagine quella che è stata acceduta più in là nel tempo. Ora, quelli di voi che hanno un minimo di familiarità con la microelettronica, incominceranno a pensare che ti si accappona, ma anche con i programmi, penso che ti si accappona la pelle all'idea di come implementare l'LRU. Perché per implementare la LRU, in teoria io avrei bisogno di mettere un timestamp su ogni sporca pagina ogni volta che ci vado ad accedere. Quindi ogni volta che io vado ad accedere un elemento nella tabella delle pagine, io devo fare una write di un dato che potrebbe essere un timestamp che è anche molto lungo. Una cosa un po' che mi terrorizza. Si può fare, alcuni computer credo nel passato l'abbiano fatto, però insomma è abbastanza terribile. Vediamo le implementazioni, appunto. E se io voglio implementarla, posso implementarla così. Ad ogni accesso di memoria prendi un clock, un contatore che si incrementa sempre e lo copi dentro da qualche parte dentro la tabella delle pagine, no? Quando devi eliminare una pagina, devi scandire la tabella delle pagine e devi selezionare quella che c'ha il contatore più vecchio. Vabbè. Però vi ripeto che questa cosa qui è molto difficile da implementare, perché vuol dire che ogni volta tu vai a scrivere, no, cioè un clock dentro a una cosa costantemente. È vero che se c'è il TLB forse ti salvi, ma comunque è una write. E comunque senza TLB sarebbe impensabile, perché dovresti fare un doppio accesso a memoria, ogni volta sulla tabella delle pagine e una volta fuori. È una cosa, diciamo, che non auguro a nessuno. L'altra alternativa è che, però anche questa è pesante, è che ogni volta che una pagina è acceduta, tu prendi questa pagina e la metti in cima ad una lista. E poi la lista, quando devi eliminare una pagina, prendi le pagine che stanno in fondo alla lista. Quindi ogni volta dovrai prendere una pagina e cercarla nella lista e poi metterla in testa. Prendi, cerca, metti in testa. Ovviamente anche questo richiederà un supporto hardware, perché devi sapere ogni volta che accedo una pagina, o almeno in caso default, ma neanche, dovrei andare a cercare, dovrei avere qualcosa che ti dice, oh, ho cambiato pagina, una trap, qualcosa che ti si sveglia e che ti fa fare questo meccanismo. In realtà l'LRU non si usa in questo modo. Come al solito l'LRU, allora ci abbiamo il caso ideale. Da bravi ingegneri, no? È il caso ideale. Quanto sarebbe bello se, no? Biliardino, nonno,
eccetera, eccetera. L'LRU è un'approssimazione ragionevole di questo, assumendo che la storia si ripeta, ma anche questa costa troppo. E quindi noi con la nostra ascia bipenne da ingegneri continuiamo ad andare a botte di approssimazioni. Allora, intanto vediamo di che cosa possiamo aggiungere all'hardware, però senza rovinarci troppo l'esistenza. Quello che abbiamo capito è che la tabella delle pagine ha un bel po' di bit a disposizione che possiamo utilizzare come flag. Ok? Allora, l'algoritmo classico è l'algoritmo clock e funziona così. Allora, tu prendi tutte le pagine attualmente in memoria, tutte quante, e le organizzi in una lista circolare. Ok? Una lista circolare. Ognuna di queste pagine avrà un bit e chiamiamolo il reference bit. Ok? All'inizio, quando una pagina viene usata, questo bit è settato a 1. Mi sono spiegato? Lo marchi a 1. Quindi così sai che quella pagina lì è una pagina che viene usata. Quando una pagina ti viene richiesta e tu nel frattempo all'interno di questa lista circolare tieni un puntatore che va avanti, no? Che scorre. Quando la pagina viene selezionata, quando ti viene chiesto di eliminare una pagina, tu quello che fai due giri. Quindi, prima cosa, prendi selezioni questa pagina qui, per esempio, una pagina referenziata. Sì, è una pagina referenziata, quindi non la selezioni. Però dici, questa pagina qui già l'ho visitata, ok? L'ho usata in questo tempo. L'ho usata questa pagina, quindi la metto a zero. Vuol dire che al prossimo giro io questa pagina la potrò eliminare. E vai avanti, non la elimini, ma vai avanti. Trovi anche quest'altra pagina. Quest'altra pagina è un'altra pagina che è stata toccata di recente, dall'ultima epoca, nell'ultimo periodo. E quindi dici, questa pagina non la elimino, però la candido per la eliminazione al prossimo giro. E quindi la metti a zero. A questo punto vai avanti, trovi la prossima pagina, una pagina zero, che è una pagina che non è stata referenziata, fico. L'ho trovata, questa pagina esce dal giro, via, la togli, ok? Poi continui a lavorare. Nel frattempo, il tuo programma, ogni volta, questo lo fa la MMU, ogni volta che tu vai ad accedere ad una pagina, sarà responsabilità della MMU settare ad 1 il reference bit. Quindi se la prossima volta che ti serve una pagina, per esempio, hai fatto un altro accesso a questa pagina qui sarà marcata automaticamente a 1, ma tu continuerai con la tua scansione. Che cosa succede se a un certo punto hai tutte le pagine occupate? E è un momento molto molto triste. A questo punto succede che tu farai un giro di tutto il clock, perché vuol dire che c'hai tutti i reference bit tutti messi a 1, no? E quindi c'hai il puntatore che sta in un certo punto, ma lui la marca 0, va avanti, fa 0 0 0 0 0, quindi li ha azzerati tutti, ma non li ha cancellati. Quando fa il secondo giro, quindi ecco perché si chiama seconda chance, allora incomincia a eliminare la pagina più vecchia, la pagina che aveva in quel loop. Ok? Ovviamente lui, se nel frattempo ci sono state delle pagine che sono state toccate, quindi quelle prima della visita sono state accedute, beh, non le riuscirai a non eliminarle. Se questo algoritmo non è soggetto alla anomalia di Bell'Hadid. Quindi questo qui è l'algoritmo dell'orologio, clock algorithm. Avete capito come funziona? All'inizio tutte le pagine sono a zero. La MMU. C'è un flag nella tabella delle pagine che mi dice che viene settato automaticamente a 1 quando ho avuto un accesso, quando ho letto o scritto in quella pagina. Questo lo fa da solo la MMU. Le pagine sono organizzate in una lista circolare. All'interno di questa lista circolare io tengo un puntatore che avanzo sempre, no? Per gli elementi della lista. Ovviamente ogni volta che lo avanzo vado a vedere la pagina successiva. Quando mi serve una pagina, a partire dalla posizione corrente del puntatore, vado a vedere se la pagina è stata recentemente acceduta. Se è stata acceduta, marco il reference bit a 0 e vado avanti. Vado
Vado avanti finché non trovo una pagina che è reference bit a 0. E ogni volta lo ripeto, finché non trovo una pagina che è reference bit a 0. Nel fare questo, al primo giro io candido le pagine per l'eviction, ma non le tolgo. La prima volta che trovo una pagina che ha il reference bit a 0, la prendo e la cionno. La levo dallo spazio, la proietto nello spazio e la metto sul disco. Ok? Questo è l'algoritmo di seconda chance. Ovviamente ci possono essere anche delle variazioni dell'algoritmo di seconda chance che sono ottimizzanti, no? Assumendo che la mia fantastica... Scusate, sto perdendo la voce. Che la mia fantastica MMU mi utilizzi un altro flag, mi offra un altro flag che viene settato a 1 quando la pagina è stata scritta. Ok? Quindi se da un giro all'altro ho avuto una write nella pagina. Ok? Questo lo fa da solo la MMU. In questo modo io avrò due flag. Un flag che chiamerò flag di accesso e un flag che avrò un flag di scrittura. Ok? Quindi in questo caso io nel momento in cui faccio il giro del clock, no? Potrò fare più giri perché avrò un ordine di ranking in cui al primo giro vado a cercare le pagine che non sono state, che sono candidate. Questo bit è il bit di modify, di accesso, e questo qui è il bit di modifica. Faccio più giri di questa tabella delle pagine. Il caso più bello che posso trovare è una pagina che c'ha 00, una pagina che non ho acceduto da tanto tempo e che non ho scritto. In questo caso io dovrò pagare solamente uno swap in, quindi dovrò caricare, cioè non devo neanche salvarla sul disco. Buono. L'altro, un caso diciamo un po' più fastidioso, però ragionevole, potrebbe essere 01, quindi prendo una pagina che ho scritto, quindi dovrò fare uno swap out, dovrò fare uno swap in, però l'ho usata un sacco di tempo fa, quindi presumo di non doverla utilizzare per molto tempo. Poi, nell'ordine di dolore, ci sarà il caso in cui accedo ad una pagina che ho usato di recente, ma non l'ho scritta, perché anche se non sono felice di fare questa cosa, almeno... non avrò un costo di uno swap out. E poi nel caso swap in ci abbiamo 1-1, cioè ci abbiamo il caso peggiore, dopo aver fatto 4 giri di sta cosa di me devo arrendere, devo prendere una pagina che è stata non acceduta da tanto tempo. Ovviamente questo caso qui non si verificherà mai perché dovrò al massimo durante il primo giro metto a 0 tutti, cioè i bit che prima erano a 1 vanno a 0 durante il primo giro del clock. Ok? Mo trovo una figura, per oggi stiamo senza, sì, questo è perché non ho trovato figure e non mandava di farla. Fammi vedere quante slide abbiamo, poca roba, dai che ce la facciamo. Ok. Abbiamo ancora 4 slide, che gusto. Allora, ultima, perché ho la gola in fiamme. Ragazzi, veramente comincio ad averci mal di gola. Perdonatemi un secondo, devo bere. Nel frattempo, se avete domande, scrivetele. Allora, no, domande non ce ne stanno, ottimo. Ora parliamo di thrashing. Thrashing è il male. Perché è il male? Lo è perché, non so se voi l'avete mai sperimentato, è quando la macchina ve si inchioda. Ok, ma non è che ve si inchioda perché i programmi crashano o perché va in segmentation fault. Ve si inchioda perché muovete il mouse e vedete il mouse che si muove così. No?
qualunque cosa provate a fare, la macchina è impallata. Questo succede quando la memoria finisce, ok? E viene usato lo swap space, di solito. E quindi succede quando noi non abbiamo abbastanza pagine e il page fault è alto. Ma è una cosa veramente, veramente drammatica. Perché quello che succede è che quando le pagine non ti bastano, incominci ad avere un page fault incredibilmente alto. C'hai un page fault per ottenere una pagina, rimpiazzi un frame, però l'aver rimpiazzato un frame ti ha fatto buttare fuori un frame buono, al quale accederai presto. Che cosa succede? Cosa succedeva tradizionalmente? Quindi fondamentalmente hai un continuo I.O., il disco che comincia a fare trrrr, e la macchina non va avanti, te sei pianta. A questo punto il sistema operativo furbissimo dice: ma con tutto questo I.O., ma perché non faccio entrare nuovi processi? Ok? E quindi aggiunge altri processi al sistema. E quindi c'hai un grafico di questo tipo, dove va bene, 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 fino a che aggiungi processi va tutto bene, la CPU viene usata tantissimo, a un certo punto crolla tutto perché stai sempre a fare I.O., ma tu perché hai aggiunto troppi processi che non ti stanno in memoria. Ok? Ora, prossime quattro slide noi impareremo a caratterizzare il thrashing, ovvero a sapere come dimensionare la memoria di un computer o capire quanti processi metterli, in maniera tale modellando quindi il fenomeno. Ok? Allora, come si fa a modellare questo fenomeno? Allora, intanto bisogna ragionare, come sempre, in termini di quello che succede nella macchina. Quello che succede nella macchina è, possiamo visualizzare quello che viene detto il memory access pattern, ovvero siano queste le pagine di memoria, ok? Di un processo. Mi seguite, ragazzi? Quindi qui io ci ho messo tutte le pagine di memoria di un processo. Questo qui è il tempo. Ovviamente prendo una finestra temporale, che ne so, tot millisecondi, e in questa finestra temporale, ogni volta che ho acceduto a una pagina, in quel range, io ci metto, immaginate che questo sia un array, no? Quindi c'è una matrice, cioè per ogni istante, per ogni intervallo di tempo hai un array di booleani. Una cella di questa array di booleani corrisponde al fatto, sì, ho acceduto alla pagina I, oppure no, non ho acceduto alla pagina I. Ok? Voi monitorate fondamentalmente il vostro programma. Ovviamente questa cosa non la fate al volo, tanto serve a caratterizzarlo, no? Uno ragiona sempre in wishful thinking, quindi cosa succederebbe se avessi? Quindi se io potessi monitorare fondamentalmente in un intervallo di tempo quali pagine vengono accedute dal mio programma, avrei un'idea dell'accesso di quale località di pagine, no? Di quali pagine io ho bisogno in un certo intervallo di tempo. Quindi, quello che io posso fare è fare un grafo proprio di questo tipo. Prendo una certa finestra temporale e mi compilo, no? un array di booleani per ogni intervallo di tempo temporale, di quali pagine sono andato a lordare in quell'intervallo temporale. Ok? E poi io organizzo questi array di booleani in un plot di questo tipo, no? Qui c'ho il tempo, qui c'ho il numero di pagine, quindi questa stricetta qua vuol dire che al tempo questo qua ho acceduto alla pagina intorno a un numero di pagine intorno a 24. Ok? Bene. Quindi avrò un plot di questo tipo. Guardando il plot, questo è un plot di un processo vero, credo. Guardando questo plot è abbastanza interessante osservare che in blocchi di tempo vicini il pattern è più o meno simile, cioè queste pagine qui sono le pagine accedute a questo istante, sono molto simili alle pagine accedute a questo istante e così via, cioè in questo intervallo qui, da qui a qui per esempio, io avrò avrò più o meno sempre le stesse pagine che vengono accedute da questo tempo qua
questo tempo qua. Mi seguire? Poi a un certo punto magari il mio programma fa altre cose, quindi mi cambierà il pattern. Però vale una sorta di principio di località. E vale perché i programmi non sono fatti di if, ma sono fatti di for. Bene, detto questo, abbiamo chiarificato cos'è un memory access pattern. E quindi, se io vi do un memory access pattern rappresentato come una matrice di booleani, voi sapete interpretarlo. Ora, per valutare il thrashing, uno. Lo so ragazzi, qui ho copiato le formule dal Silverchat, vi giuro che ve le rifaccio in LaTeX. Uno per valutare questa cosa può valutare quello che viene chiamato, per valutare quando occorrerà il thrashing, può utilizzare, conoscendo il Memory Access Pattern, il working set di un processo. Dice, cos'è il working set di un processo? Bene. Seleziona un'epoca, un intervallo, una finestra temporale. Quindi uno spazio, che ne so, di 10 quanti di tempo, da qui a qui, fai conto. Sia questa la tua di 20 millisecondi, di 100 millisecondi. Facciamo un secondo, no? Tanto per essere molto molto maggiori del tempo di swap out e swap in. Vabbè, insomma, un certo tempo, una tua finestra. In questa finestra prendi un processo e guarda il suo memory access pattern. Ok? Ovviamente, quindi prendi tutte le pagine che sono state accedute almeno una volta all'interno durante quell'intervallo. Ok? Questa funzione qui altro non sarà che fondamentalmente è ottenibile mettendo in end. C'è la cella in OR e c'è la cella tutte tutti gli elementi corrispondenti ad una certa pagina all'interno della tua finestra. Ok? E quindi hai un set, hai un insieme di uni e di zeri, dove un 1 significa sì, questa pagina è stata acceduta in questo tempo, o 0, questa pagina non è stata acceduta a questo tempo. Ok? Quindi adesso capite cosa vuol dire questo WSS di PT. Working set vuol dire il processo, quindi ti do un memory access pattern e ti do un tempo, ovviamente un tempo di inizio, ok? Il tempo di inizio è il working set cambierà se io ho una finestra di 10 pertiche, di 10 sezioni, se io lo misuro a partire da questo punto fino a questo punto, piuttosto che se lo misuro a partire da questo punto fino a questo punto. Okay. Il working set dipende dall'istante in cui io incomincio a misurare, no, la cosa. Ok? Mi seguite? Dunque, posso comunque definire una funzione il cui input sarà il processo, quindi quel diagramma che ti ho fatto vedere prima, e il tempo. Ok? Il tempo di inizio. Da dove incomincio a misurare? Se io ti do il tempo d'inizio e ti do quanto, tu mi dici quante pagine, mi puoi dire quali e soprattutto quante pagine sono state accedute in quell'intervallo di tempo. Quindi è la cardinalità degli uni, quanti uni ho in questa finestra temporale, quindi quante pagine diverse ho acceduto per ogni processo in una certa finestra temporale ad ogni tempo. Mi seguite? Chiaro questo? Quindi, e per esempio, guardando quel diagramma di prima, io potrò contare, no, il numero di stabilita una durata di tempo, potrò contare quante pagine per ogni istante di tempo, di quante pagine ad ogni istante di tempo il mio processo ha bisogno per essere eseguito nell'arco considerato nell'ambito di quell'intervallo. Ok? Ovviamente la scelta dell'intervallo deve essere rappresentativa, perché se l'intervallo è troppo piccolo, beh, non è rappresentativo del processo, no? Se l'intervallo è troppo grosso, magari io vado a catturare, se l'intervallo è di 5 minuti, magari io ho fatto una marea di cose con quel programma e quindi non è rappresentativo. Ok? Quindi,
Il working set al tempo T altro non è che il numero di pagine diverse che ho ceduto a memoria a cui un processo P ha acceduto in memoria in un certo intervallo a partire dal tempo T. Ora, se io ho n processi e io voglio operare con un certo... Quando è che ho abbastanza memoria per farli girare tutti assieme? Ho abbastanza memoria... quanta memoria mi serve? Di quanti frame ho bisogno per far sì di avere il minimo numero di page fault, quindi 0? Ad un certo tempo, è sufficiente che io prendo tutti i miei processi e io ti dico la memoria di cui ho bisogno, il numero di page di pagine di memoria di cui ho bisogno per quel processo in quell'intervallo di tempo, in quell'istante, diciamo, in quell'intervallo di tempo che parte al tempo t, è uguale alla somma di tutte le pagine che c'ho bisogno per tutti, di cui ho bisogno per tutti i processi. Non è che ci voglia la scienza, ok? Questo DDT è il numero magico di pagine che posso calcolare conoscendo il memory access pattern di un processo e stabilendo un'epoca, e se io ho abbastanza pagine, allora io sono sicuro di non andare in thrashing, perché non succederà mai che nell'ambito di quell'intervallo io dovrò buttare fuori dalla memoria delle pagine che poi dopo dovranno servire immediatamente dopo. Ok? Questa cosa qui si chiama il working set model. Ok? Questa è l'ultima slide, che bello. Vedremo nella prossima puntata, o anche forse tra 10 minuti, tra un minuto se volete. Vedremo dei costrutti classici che utilizzano la memoria virtuale. Il primo è, lo vedremo credo tra un minuto circa, che è come si fa a gestire un file mappato in memoria. Quindi tu dici, caro file, tutto, bello, grosso, filone, mio. Caro file, caro sistema operativo, prendi questo file e sbrattamelo in memoria. A quel punto tu puoi accedere a quel file come se fosse un array di byte o un array di struct. Vi suona strana sta cosa? Tu puoi caricare un file di struct, quindi un file binario di struct, in memoria e poi accederci come se fossero delle struct in un vettore. Ma che cosa bella! E magari puoi anche scriverle, puoi fare quello che ti pare. Magari essendo assicurato che quando chiudi il programma succederà una write back di tutto quello che hai scritto in memoria sul file. Interessante questa cosa. Ti permette, per esempio, ti dà un meccanismo molto agevole per implementare un rudimentale motore di database, in cui tra l'altro non ti devi neanche preoccupare del disco, perché è il sistema operativo che fa tutto. Questa tecnica qui si chiama la Nmap. E la andremo a vedere in un secondo. Preferences, profiles, letture, no, default, custom font, e dai se fa manca niente, mi piccolo, non so se ce l'avete, se non ce l'avete ve lo metto nel repo subito. Siccome è talmente piccolo questo programma che io ve lo faccio vedere solamente sul terminale. Allora, per mappare un file in memoria, ma poi a voi vi piacciono i colori, lo so. A voi piacciono i colori. Allora, quello che fa questo programma fantastico è
Vabbè, lo vedremo nei file. Calcola la dimensione del file. Questo lo vedremo nella prossima puntata. Anzi, tra due puntate, perché la prossima puntata facciamo la correzione dell'esercizio. Non lo so, Marco. Non c'è ancora su Repo, ora ce lo metto. Ce lo metto appena ho finito. Ah, vuoi che ce lo metta al volo? Fatto. Ok. Vabbè, fatto, Irvi. Non t'ho pizzicato un tempo. La prima funzione complicata è get file size, perché per, se vogliamo mmappare un file in memoria, almeno dobbiamo sapere quanto è grosso per non sforare le dimensioni del file. Mi pare una cosa carina. Si fa così, lo scopriremo tra due puntate come si fa. Poi upriamo il file, anche questo lo vedremo nella prossima puntata. E questo è bello. Qui chiamiamo una syscall che si chiama mmap. Mmap, e diciamo: cara mmap, mappami in memoria per quanti byte per la dimensione del file, in modo tale che prot read e prot write, in modo tale che ci puoi leggere e ci puoi scrivere, ma solo te, popola il frammento di memoria sul file descriptor, che è quell'affare che ti ha ritornato la open, e poi c'è un altro gazzillone di file, di parametri. La mmap ha una man page che è una delle più incomprensibili del mondo, è scritta in sumero. Vi invito a dare un'occhiata a della documentazione più intelligibile, però... C'ha una marea di opzioni, se uno si erudisce sulle opzioni della mmap, ha uno strumento molto potente. La mmap, come tutte le funzioni C, ti ritorna null quando gli chiedi un puntatore se le cose vanno male. E poi, quello che facciamo è semplicemente scriviamo, no? Sullo schermo la memoria. Basta. Questo file qui, a cui ho acceduto, può essere anche di terabyte. Quando faccio mmap, quel file non viene caricato. Viene caricato solamente ogni volta che io accedo al file, ad una nuova pagina del file, si genererà un page fault e quel pezzo di memoria del file ve l'ha trasferito nella mia memoria fisica. Poi alla fine c'è questa cosa qui che si fa, un msync, che è, sincronizza le cose nel caso in cui tu abbia scritto sul file, potremmo farlo adesso. Nel caso in cui abbia lordato il file, potrei... voler fare side effect sulla memoria, quindi msync, e dici pia la file memory e sbrattala sul disco se l'ho modificata. E poi, sempre buona creanza, se fai mmap fai anche mmap e poi chiudi lo file, no? Quindi questa versione qui, questo affare qui, altro non fa che stampare su schermo un file, ok? Siccome noi siamo adusi alle inception, sta qua. Ma che? Ah, non c'ho make. G++, no, GCC, meno O, map, example, meno C, e meno std uguale new 99, meno O, map, example.c, no, meno map, example, map, example.c, ok. Compilato, punto slash, map, example.c. Oh, no. Che ho fatto? Ho creato... No. No, lo so. Lo so, ho fatto delle cose terribili. Aspetta, eh. Ho paura. Ok, meglio.
Perché vai così male? Oh. Regà, sessione di debug live. Sulla vecchia Ubuntu questo funzionava, non importa. Printf. Come si debugga? Si debugga a botte di printf. File, nome, 100s. C'hai altri esami, altri corsi dopo? Un po' se mi ha scritto qualcosa o no. Ma manco mi stampa la roba che mi deve stampare. Ma siamo sicuri che sia questo? No, non mi sta lanciando lo stesso. Cioè, ragazzi, forse ci devo fare un makefile. La prossima volta ve l'aggiusto. Se avete sistemi di calcolo, andate. Io, se volete, rimango in live a sistemare la cosa. Il nome della variabile è sbagliata. Ok. C'hai ragione pure te. Lui l'ha preso, questo andava bene, ma vediamo un attimo che succede. Apriamo il file. Pro 3 Pro Pride. Regà, questa me la devo vedere, non so che è successo. Prossima volta ve lo sistemo, mo andate a... Vado su Meet se volete il debug live, ok? Ok, ragazzi? Però non facciamolo adesso perché sennò devo, cioè, è sistemi di calcolo, poi mi si inchiorba. Ok? Irvin, pasta il link come sempre. Ciao, alla prossima!